Vediamo un po', dove eravamo rimasti? Eravamo ad Asciano, ora dobbiamo andare a Scrofiano. E niente, ora ci fa da guida, vero? Esatto. Questo piccolo paese arroccato su una collina ha un nome curioso e mentre giriamo tra le vie del paese, la nostra guida ci dice che non si è sicuri delle sue origini. Potrebbe essere di origine longobarda, oppure latina con il significato di tempio sacro, oppure potrebbe derivare dal fatto che qui un nobile, in tempi antichi, avesse un importante allevamento di suini, il che spiegherebbe anche lo stemma, che però potrebbe essere stato creato a posteriori. Proprio nel centro di questo borgo troviamo la chiesa di San Biagio. E sappiamo che questa musica è un po' strana per una chiesa, ma ci piace come sta con le pareti pop, quindi teniamo questa. Comunque, al suo interno ci sono opere notevoli, come il coro, intagliato nel Settecento, e la cinquecentesca Lamentazione su Cristo morto, del pittore Santi di Tito, i cui bozzetti preparatori sono conservati agli Uffizi di Firenze. E qui c'è anche un piccolo museo con dei reliquiari e dei documenti storici preziosi, che non vi possiamo far vedere per motivi di sicurezza, ma che voi potete visitare. Esatto, come al solito, in descrizione, link diretti per poter fare richiesta, in questo caso, all'ufficio turistico. Comunque, bentornati sulla Via Lauretana. Questa in realtà è la seconda parte del nostro viaggio. La prima è stata sulle Crete Senesi. Andate a recuperare il video se già non l'avete visto, perché da oggi si va avanti. Sì, perché adesso andiamo da quella parte e proseguiamo il nostro viaggio sulla Via Lauretana, ma in Val di Chiana. Quindi andiamo. Non vi lasciamo qui, in realtà voi venite con noi. La nostra prossima tappa è Sinalunga e il primo posto in cui ci fermiamo è la chiesa di San Pietro ad Mensulas, un'antica chiesa costruita con materiali di reimpiego di epoca romana. Un tempo questa era la pieve di Sinalunga, quindi l'unica chiesa con un fonte battesimale, ma nel 500 cominciò a perdere di importanza visto che era collegata al centro, che si trovava in collina, tramite una faticosa strada in salita. E visto che il centro storico in cima alla faticosa salita è dove dobbiamo andare, prima acquisiamo un po' di energie fermandoci a pranzo. Stiamo provando a rimanere leggeri perché ci hanno già spoilerato che la cena di stasera sarà tosta. Quindi stiamo prendendo dei crostini di antipasto e poi due primi. Buon appetito! E ci vediamo poco più in su. Facciamo un giro nelle vie del centro e visto che questa era terra etrusca, vicino alle mura è stato istituito il Museo Archeologico L'Art, dedicato ai ritrovamenti etruschi della zona, come quelli della necropoli di San Giustino. Il museo è molto piccolo, ha solo una stanza, ma al suo interno ci sono diversi pezzi interessanti, come l'orecchino d'oro con intarsi minuziosi ed eleganti. Passiamo però a cose più recenti, tipo medievali. Nel dedalo di strade che si snodano tra i palazzi storici si affaccia il Palazzo Pretorio, che fu sede del capitano del popolo e poi un carcere. Per questo sulla facciata c'è ancora la gogna medievale. Così si fa. E potremmo essere gli ultimi a vederlo in questo stato perché tra poco dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione, quindi voi potreste vederlo già tutto ristrutturato. Tutto nuovo, tutto nuovo. Per ora però rimaniamo nel Medioevo e proseguiamo fino alla Fonte del Castagno. Eh già, perché anche se la fontana è di per sé ottocentesca, i cunicoli che l'alimentano sono stati realizzati nel 200. Ma che bella! Cosa stiamo per fare, Marti? Stiamo per entrare in un tunnel medievale. Come si accende questo? Voilà! Arrivo! Sto giocando con la luce. Il primo pezzo del percorso è da fare piegati, ma poi le gallerie si alzano. La guida ci parla della storia, della geologia e ci mostra formazioni calcaree che sembrano fatte di glassa. Ma quello che ci piace di più è semplicemente il fascino di camminare in ambienti tanto antichi che sarebbero dovuti rimanere nascosti, ma che le nostre torce fanno emergere dal buio. Alla
fine dei cunicoli arriviamo al bacino da cui arriva l'acqua, che è alto diverse decine di metri, perché in epoca romana era un classico pozzo che arrivava in superficie, uno di quelli da cui si attingeva l'acqua col secchio, insomma. E la nostra prossima tappa è esattamente qui su. Infatti il pozzo è da qualche parte qui sotto. Non ci mettiamo a scavare per cercarlo, non preoccupatevi. Però facciamo un giro qua intorno. Questa è la chiesa di Santa Croce, che fa parte del complesso dell'omonima confraternita, che fin dal 300 si dedicava a diverse opere di misericordia, come dar da mangiare ai poveri e soccorrere gli infermi. Dal 2017 questa sede è stata musealizzata e al suo interno si possono vedere antichi documenti, oggetti religiosi e strumenti che i confratelli usavano nel passato, come ad esempio queste vesti che servivano per rimanere anonimi durante le opere di misericordia. C'è ancora una cosa da vedere in questo piccolo borgo che nasconde diverse sorprese. Attraversiamo la strada ed entriamo attraverso l'anonimo portone. Questo è l'ottocentesco teatro Ciro Pinsuti. Come ci è già successo in passato, in altri borghi italiani, rimaniamo sorpresi dalla grandezza e ricchezza di questo teatro, costruito per servire quello che era senz'altro un piccolo centro storico, ma con un grande interesse nell'arte. Ebbene, eccoci a Tenuta la Fratta, che è il luogo dove dormiremo questa notte, ceneremo anche. Ma ve lo presentiamo non noi, perché noi adesso siamo un po' stanchini, dobbiamo riposarci un attimo, andare a farci la doccia e prepararci per la cena. Lo fanno Giorgio e Martina del passato, perché ci sono già stati qui quando c'era la luce per fare delle riprese. Esatto, quindi enjoy. Tenuta la Fratta è una tipica fattoria toscana che sorge proprio sulla Via Lauretana ed esiste dal 1208, anche se la sua conformazione attuale risale al 1500. All'epoca era un ecosistema quasi completo, con la chiesa, le case per chi lavorava ai campi, le botteghe per gli artigiani. Col tempo però e il cambiamento dell'agricoltura la tenuta è andata via via spopolandosi, ma ha mantenuto tutto il suo fascino fatto di grandi edifici in mattoni con porte ad arco e corti erbose, tanto che è stata scelta come location per girare il film Pinocchio di Benigni. Oggi all'interno delle antiche stalle e strutture contadine c'è il bed and breakfast, che è dove siamo noi. Ah no, aspetta, non siamo ancora pronti. Due cose sulla chianina e poi ci vediamo a cena. Infatti, anche se non è più la fattoria di una volta, alla tenuta continua ad essere allevata la chianina, ovvero la razza di bovini più grandi al mondo. E sono famosissimi anche per la qualità eccellente della loro carne, che ovviamente vogliamo provare. E stasera cena siamo alla toraia, che si chiama così perché è nelle vecchie stanze dei tori. E mangiamo proprio nella mangiatoia. Bellissima questa cosa. Qui alla toraia ci hanno preparato una cena a 5 portate, a base di chianina, ma non solo. Non sapevo si potesse fare anche il risotto cacio e pepe, però è veramente buono. E ovviamente non può mancare la bistecca di chianina. Ciaone. Ciaone. Allora, questa è una di quelle cose che come la bresaola valtellinese, il San Daniele, non mi faranno mai più mangiare la loro versione normale. Come prima, nel senso che io come faccio a mangiare un'altra bistecca adesso che ho mangiato questa? Allora in teoria sarebbe dovuto essere anche il dolce, ma veramente non ce la facciamo più, quindi ho fatto direttamente l'ammazza caffè di modo che mi possa aiutare. Detto questo, buonanotte, domani abbiamo un'altra grande giornata davanti a noi, quindi si va a dormire. Non vi abbiamo ancora parlato di un'altra eccellenza di questo territorio, il vino. Rimediamo subito però. Cominciamo la giornata a Salcheto, la prima azienda vinicola energicamente autonoma in Europa, e per farlo hanno adottato soluzioni molto interessanti. L'azienda infatti si sviluppa quasi interamente sottoterra, in ambienti profondi 15 metri nei quali avviene gran parte della produzione. Questo aiuta a mantenere la temperatura costante. E poi ci sono altre soluzioni curiose. Quindi non abbiamo illuminazione artificiale, ma solo illuminazione naturale all'interno della cantina che proviene appunto da questi tubi, che sono gli stessi dove buttate l'uva. Esatto, i tubi praticamente vengono rimossi, vediamo se fosse esatto, viene posizionato, non so se vedete, viene posizionato qui lateralmente e l'uva cade direttamente in botte tramite gravità. E dopo aver fatto il giro delle cantine è ora di una degustazione che facciamo con Michele,
che ci racconta, oltre che del vino, delle etichette realizzate da Daniel Zezeli. L'artista, partendo dal logo, un albero con una mano al posto delle radici, ha realizzato diverse grafiche per i diversi vini. Ci siamo incontrati e trovati con Daniel perché è un grande amico di Montepulciano. Tra l'altro questo artista è tanto coinvolto nell'attività del territorio da essere uno dei sostenitori del Live Rock Festival di Acquaviva, frazione di Montepulciano, per il quale ogni anno realizza la locandina. E abbiamo anche avuto modo di vederle tutte perché sono conservate nella sede del collettivo Piragna che organizza il festival. Comunque, tornando al Salcheto, qui non si produce solo vino. C'è un piccolo ristorante che prepara piatti freschissimi e sempre diversi, perché gli ingredienti dipendono da cose disponibili giorno per giorno negli orti della tenuta. E tra tutte le cose che vi abbiamo detto, qui ogni giorno sfornano anche il pane, che fanno con un grano antico di un'azienda con la quale collaborano, quindi l'assaggio, il primo assaggio, lo faccio io. Ovviamente poi per Martina c'è tutta la sezione senza glutine, sanno cosa vuol dire, pane però, pane. Buono buono, proprio bello friabile. Buono il pane. Bene, pancia piena, noi siamo pronti a ripartire. Così però. Con un po' di attività perché raggiungiamo Montepulciano in bici. In bici. Andiamo. Ovviamente i bike. Vabbè, c'era bisogno di specificare. Vabbè, faccio. Nel caso qualcuno avesse dubbi, i bike. I bike. Perché... Montepulciano è una città di origine etrusca, ma oggi si presenta come un borgo medievale racchiuso tra tre cinte murarie del XIV secolo. Il suo periodo di maggior splendore fu però tra 400 e 500. Così i palazzi rinascimentali con i loro bugnati si affiancano a quelli medievali con le facciate in mattoni. Mentre il sole tramonta, camminiamo tra le pittoresche vie, che sembrano e sono state il set di un film. Anzi, beh, di diversi film. Vi consigliamo assolutamente di fare un salto al convento di San Francesco, dove c'è un bellissimo punto panoramico che si affaccia su tutta la valle. Ma arriviamo alla Piazza Grande, il punto più alto della città, dominato dal caratteristico palazzo comunale con la sua torre e dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita nel 600 ma lasciata con la facciata non finita. Ovviamente non fate caso se siamo già in mezzo alle casette, anzi già, siamo ancora in mezzo alle casette natalizie, c'è l'albero, perché noi questo viaggio lo stiamo facendo in realtà a metà novembre, però ok. E dopo essere stati in alto scendiamo in una delle tante cantine storiche che si snodano nel sottosuolo della città. Nella cantina monumentale Talosa le botti sono conservate in ambienti cinquecenteschi, per metà in mattoni e per metà scavati nella roccia viva, lasciando intravedere i gusci di antichi molluschi. Dopo il tunnel si arriva in questa grotta caverna scavata che si usava come rifugio antiaereo durante la guerra. Ma c'è anche una cosa che potrebbe essere, potrebbe, non è sicuro, una tomba etrusca. Non sono stati fatti ritrovamenti, quindi... Non si sa, però... Però, non si sa mai. E ovviamente, essendo in una cantina, degustiamo. Ma facciamo solo un assaggio conoscitivo veloce, che consideriamo un po' come un aperitivo, visto che è ora di andare a cena. E stasera a cena siamo alla Passion, che è un ristorante che fa anche piatti argentini, visto che il proprietario è argentino, ed è specializzato in cocktail. Esatto. Il mio, nello specifico, ha una base proprio di vino, tra l'altro, e al momento non è ancora sul menù, me l'hanno fatto in super anteprima. Sono curiosissimo. Nel mio c'è l'olio d'oliva di Montepulciano, cioè non di Montepulciano, della zona. Wow. Buonissimo. Ero un po' preoccupata dell'olio d'oliva, devo dire la verità, ma... Passeggiare. Spettacolo. Cavolo. Bene, comunque nel frattempo si mangia. E buon appetito. Ebbene ragazzi, eccoci qui. Si è mangiato davvero bene, ma siamo oltre la stanchezza, la cottura. Quindi adesso andiamo a dormire e domani proseguiamo. Proseguiamo. Buonanotte. Facciamo così. È ora dell'ultimo tratto di strada che da Montepulciano ci porta a Cortona. Hai trovato un'amica? Niente, questo viaggio i gatti ci fanno da guida. Comunque, arrivando dalla via Lauretana a Cortona, si arriva da qui.
da questa chiesa che ora in questo momento purtroppo è chiusa, ma adesso noi proseguiamo su quella strada e arriviamo in città. Vieni con noi? Vieni con noi? C'è chi dice che Cortona sia la più antica città d'Italia, la cui leggendaria fondazione sarebbe avvenuta niente meno che dall'eroe Ulisse. Ora, questo non lo sappiamo, ma di sicuro Cortona esisteva già prima della civiltà etrusca, durante la quale però la città acquisì estrema importanza e divenne addirittura una delle tre capitali etrusche. È proprio a quest'epoca che risalgono parti delle mura che circondano il centro storico, come la Porta Bifora. E la parte di mura etrusche si riconosce da questi blocchi giganti? La parte sopra invece in mattoni è più medievale delle mura, quindi bellissimo che c'è ancora questa parte, cioè le mura etrusche con le porte etrusche, c'è. Inutile dire che in zona si sono ritrovati molti reperti e molti sono conservati al MAEC, il museo all'interno di Palazzo Casali. Nel museo ci sono stanze dedicate a diversi argomenti, come le sale dedicate al pittore cortonese Gino Severini, le sale egizie e la maestosa biblioteca settecentesca. Ma le collezioni che ci hanno colpito di più sono senza dubbio quelle etrusche, con oggetti unici e straordinari, come la fine gioielleria in oro e questa scalinata d'altare. E il pezzo forte del museo, credo di poter dire con certezza che è questo lampadario etrusco, che è eccezionale ed è stato ritrovato qua nelle campagne e risale probabilmente al secondo secolo a.C. Comunque, non so voi, ma io comincio ad avere un languorino. Fermiamoci a pranzo prima di continuare. Come primo tornano a grande richiesta i pici, che sono sempre buonissimi, questa volta pici al fumo, con una ricetta specifica di questo posto, del papà di chi gestisce adesso questo posto, che è diventata famosa in tutta Cortona e non potevo non prenderla per assaggiarla. Buon appetito. Dirò probabilmente una bestemmia, vagamente all'arrabbiata mi ricorda. Puoi dire queste cose? Non diciamo ad alta voce, però un pochino la ricorda. Comunque, finito qui, ci rivediamo fuori perché si prosegue. Dal Medioevo e nei secoli successivi, Cortona si è sviluppata come una sorta di città sacra, con 33 chiese, 5 conventi, un santuario e un eremo. Ovviamente non li visiteremo tutti, ma solo un paio, cominciando dalla Basilica di Santa Margherita. Questa chiesa venne costruita nel XIX secolo in sostituzione di una chiesa trecentesca, sempre dedicata alla patrona di Cortona, Santa Margherita, che viene sempre raffigurata con un cane. È un peccato che la chiesa più antica sia andata perduta, ma questa, con le sue volte blu notte, è sicuramente affascinante. La prossima chiesa è dedicata a San Nicolò ed è stata voluta dalla confraternita nel 1400, anche se poi venne rifatta nel 600 in stile barocco. Rimane però un affresco cinquecentesco del pittore cortonese Luca Signorelli, oltre che un suo dipinto che raffigura Gesù circondato dai santi, che però hanno lo sguardo rivolto altrove perché riescono a vederlo con gli occhi della fede. Una cosa che noi vediamo probabilmente per la prima volta è il meccanismo con cui il dipinto si stacca dalla parete per mostrare una seconda faccia. Che pelo che gli ha fatto! Questo infatti è un gonfalone che veniva portato in processione e quindi è decorato su entrambi i lati. Torniamo in centro, alla cattedrale di Santa Maria Assunta, ma non entriamo. Ci affacciamo al punto panoramico. Poi entriamo nel museo diocesano del Capitolo che, come la chiesa, si affaccia sulla piazza. Nel Cinquecento questo edificio era sede di una confraternita. Ecco perché c'è un oratorio splendidamente affrescato. Oggi nel museo sono conservati arredi liturgici, ma anche opere a tema religioso di straordinaria bellezza, come il Compianto su Cristo Morto, una scultura in terracotta, e l'Annunciazione, dipinta dal Beato Angelico. E facendo il giro si arriva sul retro del museo diocesano, che è, fammi vedere se riesco ad indicarlo. Quella porta lì? Quella sì. Lì. E su via Iannelli, dove ci sono queste case medievali originali, intorno a 200 più o meno, ci hanno detto. Veramente bellissime. Che si possono vedere solo da fuori perché poi sono private, però ragazzi, cioè... Dove abiti? In una casa del 200, perché no? Così. Rimaniamo nel 200, ma ci spostiamo dal centro di Cortona. E dato che comunque in questo viaggio ci stiamo prendendo delle licenze poetiche dalla Via Lauretana, siamo arrivati a Le Celle. Poetiche? Licenze poetiche, sì, licenze... Non credo sia giusto in questo... Comunque, licenze a caso. Alternative. Perché questo posto, ragazzi, merita.
L'eremo delle celle è un grande complesso color sabbia. La struttura non è regolare e proprio per questo si sposa perfettamente con la natura del colle su cui sorge, come se volesse imitare le forme di una sporgenza naturale. San Francesco volle questo convento nel 1211 e qui, proprio in questa cella, trascorse diverso tempo. Nei secoli l'eremo delle celle ha subito diverse modifiche e persino periodi di abbandono, ma ha conservato tutto il suo fascino. E in realtà è qui che la nostra avventura sulla Via Lauretana termina, perché la Via Lauretana del tratto senese finisce a Cortona. Sì, non siamo a Cortona, lo sappiamo che non siamo a Cortona, ma va bene lo stesso. È un posto veramente bello da visitare assolutamente, quindi fate un salto anche qui. Bene. Bene. Detto questo, grazie per aver guardato il video. Se volete vedere delle alternative qui in Toscana, date un'occhiata a questo video qui di lato. Noi ci vediamo al prossimo video e prossimo viaggio. Ho indicato di là, giusto? Sì. Yeah!